il fatto che Omicron sia in una fase discendente in qualche modo ci dice, ci fa intravedere il tramonto della pandemia? Ma guardi, noi abbiamo delle esperienze nel passato e naturalmente l'esperienza presente che ci dicono una serie di cose. Le esperienze del passato ci dicono che le pandemie durano purtroppo anni e hanno delle ondate successive, come appunto l'ultima grande pandemia dell'influenza spagnola, che finì sostanzialmente nel 2021, cioè cominciò nel 2018, nel 2019 produsse i danni peggiori, poi si attenuò pian piano nel 2020 e nel 2021 fino a diventare, diciamo, un'influenza tra virgolette normale, a sparire definitivamente. Con i coronavirus la situazione è un po' differente, perché diciamo con le pandemie da coronavirus abbiamo meno esperienza e quindi stiamo imparando, e quello che possiamo dire è che però ci saranno delle ondate successive e noi dobbiamo prepararci. In questi due anni abbiamo imparato alcune lezioni, però non abbiamo proprio svolto i compiti completamente nel modo migliore. Adesso siamo in una fase positiva della pandemia, che migliorerà in primavera e in estate, e dobbiamo farci trovare pronti per evitare un'ulteriore ondata pandemica nell'autunno e inverno prossimo. Ecco, che cosa vuol dire farsi trovare pronti? Cioè, viste queste previsioni, per ora a breve termine, è complicato guardare più in là. Come dobbiamo comportarci? Ma ci sono delle misure che devono essere prese, soprattutto negli ambienti di vita e di lavoro, che oggi non sono all'altezza, diciamo, della prevenzione. Mi riferisco soprattutto ai trasporti e alle scuole nel nostro paese, perché in altri paesi, voglio dire, le scuole sono state dotate, pensate a tutto il Nord Europa, gli strumenti adatti a prevenire l'infezione negli ambienti scolastici, e così anche i trasporti pubblici, che sono molto ben dimensionati nei confronti delle esigenze della popolazione. In Italia i trasporti, soprattutto quelli locali, e le scuole non sono ancora all'altezza di questa sfida. I trasporti locali perché sono troppo pochi e troppo affollati, e le scuole perché non sono state dotate, come in Nord Europa, di strumenti di rilevazione dell'anidride carbonica che consentono di areare le aule nel momento in cui questo c'è bisogno, e non tenere le finestre aperte, che soprattutto in autunno e in inverno può essere deleterio per i ragazzi. Ecco, questi sono i due settori su cui dobbiamo fare maggiori investimenti. Per il resto ormai credo che gli italiani lo sanno, cioè le distanze di sicurezza, l'igiene, le mascherine, insomma, quando sono necessarie, sono comportamenti che prevengono la trasmissione della malattia.